Cari amici, mi piace chiamarvi amici perché noi dobbiamo creare un gruppo di amici, dobbiamo incominciare a prendere consapevolezza di quello che accade e non di quello che ci viene passato per convenienza dei poteri forti. Oggi mi dispiace, purtroppo c'è questo sciopero, ma qualcuno ha ventilato anche che sia stato fatto ad arte perché ci sono altri scioperi che non sono graditi al sistema. Sarà vero, sarà falso? Prima opzione. Però, nonostante questo, siamo veramente tanti. In particolare io voglio ringraziare tra tutti come emblema proprio della costanza, del sacrificio, della voglia di cambiare, della voglia di cambiamento, Giuseppe che viene da Cosenza. Io non lo conosco, ha avuto conoscenza del nostro convegno sui social, ha preso il pullman, è arrivato stamattina a Tiburtina e si è fatto 3 ore a piedi da lì a qui perché non ci sono mezzi pubblici. Giuseppe, non dico neanche il cognome, stasera ripartirà per la Calabria. Questo significa avere veramente voglia di cambiamento. E quindi a Giuseppe grazie e anche a tutti voi qui perché è un sabato pomeriggio. Detto questo, cominciamo con 20 minuti di ritardo, è anche giusto perché ci sono alcuni ancora che devono arrivare. Adesso leverei un attimo questo fischio. È legato al fatto che io ho messo prima il video per, come intermezzo e abbasso l'audio. Dai, sono diventata anche una brava, come si chiama? Aspetta, quelli la fonica. Allora, il Gianni Alemanno purtroppo ha perso l'aereo, dice mamma ho perso l'aereo, stava a Genova perché sta lì per le elezioni, insomma, che si stanno tenendo per regionali e quindi non ci sarà. Voleva fare un videocollegamento ma noi non abbiamo i mezzi della radio e quindi o della televisione, per cui non è stato possibile farlo. Allora, tutti voi avete il programma perché io ho creato una chat con tutti gli iscritti e ognuno di voi ha ricevuto il programma anche oggi, se se lo fosse perso. Il primo della scaletta che chiamo qui adesso è il nostro amico e collega, dottor Giuseppe Barbaro.